I want the paintings to be open enough for there to be something where there's a sparking of an idea of another space, of there being open to different kinds of interpretation. Nebulose colorate sembrano forzare i limiti della tela. Figure appena riconoscibili, appannate, che vibrano come troppo vicine o troppo lontane. È Field, campo, un ciclo di dipinti pensato e realizzato da Phoebe Anuin per la sua personale alla collezione Marramotti nella Pattern Room. The field in these paintings is both a landscape. It's a landscape that has parameters of, it's got containment at some points. It's also got this idea of wildness. So there's this kind of idea of structure and control, and then elements which are uncontrolled. There are ideas, I think, of a hint of a person being part of it, and then also a place that's very isolated. A partire da un punto di vista originale, che oscilla tra il soggetto umano che guarda, la sua interiorità, i suoi sensi, e il paesaggio con i suoi colori e il suo senso spaziale, la ricerca della Anuin si spinge ai limiti della pittura e si interroga su quale sia il confine tra astrazione e figurazione. È un gioco che disorienta. A volte riconosciamo degli oggetti, a volte ci abbandoniamo alle emozioni dei colori. There are certain forms that echo across these works, and they all relate, but they are very much also about the structure of rather than storytelling. The starting point for all of these paintings is a combination of color. That's the very first starting point. And then building a kind of structure within that color. So for instance, some of them have begun with different colored grounds. And then there's a sense of response while I build up the painting. Phoebe ha dipinto le opere tutte insieme nel suo studio di Londra. Qui riesce a concentrarsi meglio sulla memoria e sulla percezione, al riparo dal mondo esterno e dalla contaminazione dei media. Per lei la pittura è un mezzo per connettere le persone e dialogare su una base intima. A completare il percorso c'è sempre lo spettatore. When I think about that, I would mostly hope for people to have some feeling of the making, something left from my experience of response to the color and building them up in the studio, because in that way I mean to have something left of the thinking with paint, thinking through paint. Se la pittura porta con sé la fisicità del gesto, anche i disegni sono una parte importante della sua ricerca. Per la mostra ne ha preparati centinaia, per sceglierne alla fine soltanto alcuni. È un altro lato della ricerca della Anuin, più intimo e senza colore. The drawings and the paintings are they're made together, and there would be something that I would I suppose when I'm making the drawings, I'm working at a really different scale. I'm working all, of course, without color. They're all charcoal on paper. And then with the paintings, there's the coming into this language of color. And also in coming into a language of color at a quite a big scale.